Ad un anno dalla riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Pescara, si traccia un bilancio alla luce di quelle che erano state le premesse al suo avvio. Meno smog, meno traffico, più commercio e più decoro per il corso centrale. Berardino Fiorilli, ex vice sindaco della città, mostra il suo resoconto. Dal punto di vista della viabilità nessun vantaggio, infatti il corso Vittorio viene percorso non più a 30 all'ora come vorrebbero perché non ci sono controlli, ma addirittura a doppio senso perché ormai è un doppio senso di fatto, con una sosta selvaggia che di fatto impedisce la pedonabilità della zona e di fatto ha congestionato anche le vie limitrofe. Vediamo via Ferrari che nell'ora di punta è assolutamente impercorribile e la cosiddetta nuova controstrada non ha nessuna utilità perché è troppo lontana dal centro. La vivibilità non c'è più perché chiaramente è legata sia all'inquinamento ma alla percorribilità pedonale e ciclistica di questa zona che di fatto è stata interdetta. L'arredo urbano, ahimè, distrutto dopo appena un anno e mezzo di lavori, possiamo vedere ormai le opere che sono state utilizzate in maniera impropria. Infine il commercio, quello che doveva essere il motivo trainante di questa scelta, non ne ha tratto nessun vantaggio, anzi sappiamo benissimo che traffico uguale commercio è un'equazione ormai retrodatata di almeno 30 anni, ci credevano soltanto alcune associazioni di commercianti che non rappresentano più neanche i commercianti, che per fortuna hanno capito che questa è la scelta nostra di riqualificare e pedonalizzare, è la scelta vincente.